la mia casa non è mia. No, Matteo Bignami. State, ciao Luca, state organizzando il trasloco. Oh, ho già portato tutta la roba, stasera andremo, vabbè, tutti a Como. E boom. Però sì, ormai ha traslocato, ecco. Cioè, casa vuota. Ma non ho capito, ti trasferisci con Pat? No. O solo, no, solo lui si trasferisce, ovviamente. Ma i jeans che avevi, i jeans con la tua identità, dove li hai presi? Da Zwicky. Mi ha mandato in Zwicky. È arrivata la mia... la mia amica, truccata. La mia madre. Dai, io più carina, io no. Ma sei zitta, dai. Oh, sembro veramente nuovo. Ciao, Gaglietta. Ciao, Gaia. Hai detto? Cosa ha detto? Non per qualcosa, ma cos'hai in fronte? Qua? I brufoli. Ai miei bacini. Che cattivi che sono alcuni. No, ma tu sei perfettamente simmetrica. Ma no. A parte le sopracciglia. Sì, io le sopracciglia sono diverse. Sì, e anche il naso. Il resto è simmetrico. No, anche il naso. Cioè, io sono stortissima. Sì. No, anche il naso. Guarda tipo qua. Guarda qua come è storto. Ah, oh, ma io sono pure un occhio più piccolo dell'altro. Guarda qua a me. Sì, io sono un occhio più piccolo dell'altro, penso sia più grande. Vedi, cioè, questo è più corto. E poi io ho il naso diverso da qua rispetto che da qua. Vabbè. Diventi famosa e ti dimentichi di due amici. Ma una delle cose che ho più odiato, non so tu, quando ho iniziato a essere conosciuta, è stato quando le persone hanno iniziato a dire non rispondi perché sei famosa ora, oppure non vuoi uscire con me perché sei famosa. Hanno preso tutti quel pretesto per, diciamo, colpevolizzarmi di cose che io già facevo prima. Non vuoi uscire con te. Esatto. No, in realtà come non volevo... No, ma sì, dicevano tutti tipo ora non mi rispondi più perché sei famosa. No, perché semplicemente non ho interesse. Perché hai riso? Ancora così. Facciamo uno di quei test tipo quanto conosci. Vai, cerca. Oppure la più, quegli audio di TikTok. Pazzita, ragazzi, bisogna secondarla. Tipo quando non capite una lingua. Sì, e la lui. Domande per migliori amiche. Tipo questi qua, capito? Vai. Andiamo. Chi è la più stilosa? Chi è la più secchiona? Chi è la più spericolata? Chi è quella fissata con le serie TV? Raga, ma allora, voi dovete sapere una cosa. A parte che Rebecca sembra che abbia visto tutte le serie TV che abbiano prodotto fino ad ora. A parte che quando vede una serie TV si blocca. Cioè, oggi c'era Patrizio che le parlava e lei così, che non si... Cioè, proprio... Le orecchie, le va spente. Io vivo con Netflix sul telefono, cioè... Raga, vi giuro... Ogni cosa che faccio io Netflix sul telefono. Ma oltre a quello, ogni mese trovi una serie differente. No, magari... Cioè, può durare anche 12 stagioni, sì, lei la cambia. Cioè, è una... Ma io le guardo anche di solito più insieme. Lo noto. Guarda, stai guardando Alice in Wonderland. Sì. Là. E c'erano tutti sti cinesi qua. E io che ho provato a seguirla, però... È intrippante un botto, raga, guardatelo. Lui non ce la faccio a guardarle. Chi è la più timida? No, è vero, io. Chi è la festaiola? Festaiola. Ma tu chi è la più strong? Ma io acquario. Tu? Pesce. Prego, io stronza. Ma lo sai che c'è stato un periodo della mia vita, che è stato l'anno scorso,
Sì, no, poco meno di un anno fa, in cui ti giuro io non avevo sentimenti. Cioè, io non Un mio amico ha scritto Rebecca timida e si è messa a ridere. Vabbè, in Io solo confronto a in alcune me. situazioni sono timida all'inizio. No, io ho avuto questo periodo della mia vita in cui proprio non me ne fregava, ti giuro, di nessuno, nessuno. Chi Vediamo. avrà per prima un bambino? Ma vaffanculo, Chi è la più festaiola? Chi è la più gelosa? no, Chi è la più è vero, responsabile? Chi è la più protettiva? Non toccare me la mia famiglia! Chi è la più spettegola? entrambe, Chi è la più dolce? Chi diventerà suora? Pazzo per Gesù! Chi finirà nel tunnel della droga? Chi è la più sincera? Sincerità! Siamo due Chi è la fasi, no? più corteggiata? Che Chi è la più... cazzo dici? Siamo due fasi. Ma perché? Allora, noi parliamo di chiunque. E poi, capite, ci sono No, volte in solo cui... di chi ce n'è bisogno, poi Vabbè, vabbè. sì. Poi ci sono volte in cui, volere o volare, ci troviamo con queste persone e poi siamo lì tipo, amore, No, però tipo ti sta male qualcosa, sono io che te lo dico subito. Tu però fai, sì. no, ma ti sta bene. Io dico, no, fa cagare, tipo a te l'altro giorno, no, fa cagare. Quando siamo andati a cena, mi scusi, Ah, che era che vestita anche in un modo che non so. raga, a me Ha fatto la challenge, piaceva tantissimo, ma sai quella? Aspetta, anche Molino mi aveva detto che stavo bene. vabbè. E ha fatto, sai quella challenge che vai in America in quei negozi dove ci sono tutti. Sì, è per dire cos'è a caso. No, a me Raga, piaceva un così po'. si era vestita. Raga, a me piaceva un Vieni da botto. noi, tutta carina. Raga, come sto? È scesa Jerome in house. Tutti, alcuni tipo dicevano. E io fa No, cagare. raga, a me E piaceva. Iris e no, e Fratino c'era. E Sì, anche era Alice. fratina Alice. E A me Alice. piaceva, poi me la sono messa. Vabbè, andiamo avanti. Più studiosa. Raga, cioè, sembrava. Era Dora l'esploratrice. Sapete come ha visto Dora Raga, l'esploratrice? era adorabile, ve lo Sembrava giuro. boh. Era adorabile. Comunque, io sono la più studiosa. Chi farà carriera? Sei proprio brava. Chi è la più bella? Chi è la più Domani. ansiosa? Io Chi avrà per ansiosa. prima Porca un miseria. bambino? Cioè, penso che Rebecca mi abbia chiamato, calmato non so quante crisi di pianto. Ormai io dico. Ormai sono in silenzio, non dico più niente. Chi è la più dolce? Siamo sempre Chi è la più stronza? Chi è quella senza emozioni? Chi è la più sottona? Chi è quella più Raga, piccola cioè, del... io non pensavo di essere una persona più sottona di me. Raga, cioè, è allucinante. Io non pensavo di essere una persona più appiccicosa e sottona di me. Perché io ho No, bisogno di adesso. affetto e di contatto fisico. No, raga, cioè. Ecco, ciao Davide. No, raga, cioè, è allucinante. No, io non ce la faccio, io ho Una bisogno di... call. Ma io ho bisogno di affetto, di abbracci. Non ce la faccio. Davide non stava dormendo. Buonanotte. Patrizio? Oh. Chi è quella più bassa? Chi è quella più rompicoglioni? Sempre io. Chi è la più troia? Chi è la più femminile? Tutti Chi è e la più due. imbecille? A chi è che piacciono i grattini? Vabbè, Chi è la basta, questo schiava non è. dell'altra? Fateci delle domande. Best friend. Ok. Tipo, facciamo fare delle domande tipo sempre chi è la più... Sì, vabbè, fateci delle domande. La più inaffettiva io. Sì. Sono Cioè, io con le amicizie non sono tanto affettuosa. Lei ti viene lì e ti viene a dire. Ti viene a dire, mi dai un abbraccio? Sì, io, cioè, proprio Te lo darò. abbraccino. No, è quando è stato stamattina che sono venuta a te e ho fatto abbraccino, tu. Ha fatto così, ha fatto io abbraccino. Abbraccino, lei così. Stavo vedendo la mia cazzo di sirenetta, Ecco, arriva lei, io ecco, abbraccino. era E sempre io, una vabbè, te lo serie. darò, Era dai. sempre serie. Chi è la più chiacchierona io? Io parlo anche con i muri. Dai, io lo darò. Chi è la più golosa? Io. Vabbè, sì. Chi è più fettosa? Io.
Totale. La più ficcanata, Rebecca. Cioè, sì, Rebecca. Rebecca. No, io con le tipe, con gli amici, non... ti do affetto, però cioè, sembra lei quando non voglio io. Pacca sulla spalla, dai. Abbraccino, Rebecca. Scusate. non fanno più... Chi è la... Vabbè, io... La più rompipalle, penso sempre io. Dai, ma c'è il sottofondo! È uscito! No! No, avrò semplicemente abbassato il volume. No, è uscito! Quella che spende più soldi. Rebecca. In borse, tu minchia. Chi è la più spettegola? Patrizio. Ah. Dai. No, non fare il coglione, Patrizio. Dai, ma perché devi sempre rovinare le cose? Aia! Vai. Sì. Gesù. C'è un cane. C'è un cane. Sei un cane. Fallo, Iris, sto far benissimo. Fallo. Ma eri tu? No. Era Iris? No. E chi è che ha fatto? Dai. Il cannoniere. Ma ah, sei tu un cane. Dai, ma fai live con questo schifo dietro. Aia. Oddio, un orsacchiotto. Dove andate questa sera? Dove andiamo? A purgare. Purgare. Brutti stronzi. Sì, infatti, hai rubato il posto di Iris. Iris, solo tanto me ne vado. È vero. È vero. Città, tu baci. Raga, io penso sia stato uno dei trend più belli mai fatti. Cosa mangiate questa sera? Chi lo sa? Pubblicare. Stasera si andrà a festeggiare. Parti, io non so se pubblicare sto video. Where's Olivia? Oh, she's probably up at the house. Non ho visto la prima scritta. Devi mettere più dritte le scritte. Sì. Where's Olivia? Oh, she's probably up at the house. Cioè, where's guarda Olivia? Che all'occhio non si vede. Ma l'occhio, ma devi vedere l'occhio di più. Oddio, oddio. Where's Olivia? Ok. Where's Olivia? Oh, she's probably up at the house. Stewie, yeah? Non it's not your fault. No. It's not your fault. I know. It's not your fault. I know. No, Stewie. It's not your fault. And where's Olivia? Bellissimo. L'ho salvato pure io ieri dalla tipa. Da Natalia. Ho paura di cioè, hai capito? Quello di Natalia era bellissimo. Quale? Cosa dici? E boh, secondo me. Secondo te? Io ho paura di espormi così tanto. Ok. Cazzo ti frega, devi far vedere tutto di te. Lo so, però. È però poi ti toccherà parlarne. Ma che devi da spiegazioni? Ah, poi pubblicherò anche questo con le spidate. Spammiamo il trend. Vedi che è piaciuto un sacco, Mm-hmm. Ho visto un sacco di commenti al tipo facciamo. Ok ragazzi, andate tutti a commentare, che schifo! Dai! Scherzo. Io pian piano mi stanno sempre di più. Oddio. No, tirati su, mio fiammone. Mi stai denudando? Sto rimanendo nuda. No. I want a big boy. Dai. Sei una capretta, lo sai. La smetti.
Chi è il più geloso? Patrizio. Ma no, in realtà entrambi. Entrambi no, allo Patrizio. Stesso modo. No, Patrizio. No, allora tu sei più psicopatico. Cioè, tu sei più tossico. Amo entrambi allo stesso modo. Avete reazioni diverse, ma entrambi allo stesso modo. No, lui è più tossico. No. Sì. No. Entrambi. Sì. Oh. Oh. Ti presenti tipo i sottofondi dei film americani? Tipo, yeah! Oh, no! Io faccio fetiche. Avete capito? Beh, Iris è una tipa strana, cioè, a volte rimani così a guardarlo e dici... Iris è un mondo suo. Digli, boh! Come lo fa qua? Comunque è vero. Sì, domani sono a campagna. Sì, a campagna. In campagna. Al centro commerciale Campagna. Ci sarà anche Patrizio nella valigia. Ma guarda. Che bello il video. Aia. Ciao Sofì. Che fai? Non so dire. Ah, mi fai male, non è che mi dai i pizzicotti, eh? Siete una coppia fantastica, ma non stiamo insieme. C'è buono. Ciao, Giorgio In! Ciao, amo, come stai? Io non capivo perché avessi sbracciato. Ok, ho pubblicato tutta Rebecca prima, complimenti. Oh, non ho fatto il birigalo oggi. Ti sei interessato prima a Patrizia? Non è vero! Non è vero. Bocca della verità, Iris. Ho detto che sono gli effetti di scena io. Interverrò solo per fare tipo no, sì. Fino a che intervieni per la giustizia. Vabbè. Attento, che la giustizia è imparziale. Qua è parziale. La giustizia c'era la parziale. Fai vedere le unghie. Io non devo andare a rifare. Madonna. Meno male che non sono donna, ragazzi. Che ogni volta devo andare a farmi le unghie, a farmi i capelli. No, i capelli mi faccio comunque. Però tutti gli sbatti che c'avete voi, cioè io impazzirei. La ceretta. Il ciclo. Tu ti fai la ceretta o non la metto? Non la metto. Io impazzirei per come sono fatto. Vedi che è difficile. Cioè già uscire per andare a farti le unghie per me, oh mio Dio. Già. Pensa quando faceva anche le ciglia. Vabbè, ci stanno i problemi più grandi nella vita, che farsi le unghie, però tipo questi, dei problemi i giganti che dai baci all'occhio. Rebecca ama dare i baci all'occhio. Una volta veniva a me e dice, ma te non rilassa dare i baci agli occhi? Tipo oggi. Hai provato? Tipo, sì. E ti è piaciuto? Riesco sul naso. Ma con chi? Lei? Sì. Va. Oggi vi ho fatto vedere, raga, ora sondaggio, voi siete team, guardo i video dei cinesi, ecco, che mangiano. Questa è la salita. Che oppure oggi... mi fanno schifo, io li amo, raga. Questa salita, oggi stavamo pranzando, a parte che pranzavamo alle 4:30 del pomeriggio. Vabbè, stai fatto che mentre mangiavamo c'era questo che si guardava i video dei cinesi che mangiavano. Perché mi stai mangiando tu, sto mangiando io, guarda me che mangio, non i cinesi. No, volevo vedere la reazione. Non guardavi me, guardavi i cinesi. Io sì. Io guardavo te, basita. Fanno schifo. Facciamo. Amo. Raga, mi rilassano troppo, tipo i funghi. Ah, l'argomento ci do qua, perché lui mi ha fatto che schifo, hai messo i funghi. A me piace, ha fatto a me piace vedere i cinesi che li mangiano.
Ho avuto quei 5 minuti maghi, che si dire questo. E ieri siamo tutti team cinesi. Guarda quanti ce ne sono! Tutti team cinesi. Oddio. Vai, amore. Amore, vai. Come saluto Aria. Amore, ma che fai? Oddio. Parla così. Oh mio, perché non parlo? Guascia! Non devo parlare in così, mi aspetto. Cosa c'ho attaccato? Ah mio, tu parli. Così. Amiar! Ah, oh, mi hai fatto la tua. Andiamo loro. No! No. Sto facendo un danno. L'altro. Quello ha notato? No, ma ho fatto la doccia, ma è infrascicato. Infrascicato. Sto romana. Che gusto. Che bei capelli. Sembrano quelli. Vedete, io è questo che intendo quando dico che Rebecca sparerà. E poi siamo zitte, vabbè. Oh, io sono più onesta, te per un caso. No, raga, io sono falsissima con le persone giuste. Io no. Non ce la faccio. Allora, c'è stata una volta. Io sempre in quel periodo in cui ero anaffettiva e mi fregavo di tutti. È stato d'estate, scorsa estate, ok? Venne questa ragazza che non è che conoscevo bene, però conoscevo così. Guarda. Io sto andando. Mamma mia. Non so quanto ci metto. L'unica cosa. Fai. Troppo tardi via. Mamma mia, amore. Cioè, via troppo tardi. Ti prego. Te l'ho chiesto prima di andare via, sono tornato, ancora non sono pronta. Non mi fa tornare che non l'hai fatto. Ho fatto la call per quella roba. Sì, no, vabbè, non mi chiedere, niente, va bene, egoista. Per quella roba. Vabbè. Per il tuo pezzo di uscita domani. Sì. Vabbè, comunque stavo dicendo? Ah, sì, viene questa ragazza da me che non è che era mia amica, però capito, la conoscevo, fece, ah, ma come sto, come non sto? Amo, era vestita in maniera, cioè, proprio esagerata per la situazione. Cioè, dovevo uscire in un paese che ha 20.000 abitanti, e va sta roba esagerata. Vabbè, io la guardo e faccio sinceramente sempre una... Capisci? Cioè, finisci. Ecco, ero in quel periodo molto anaffettivo della mia vita. Però ad oggi tipo non ce la faccio. Perché mi sento in colpa. Vedi, questo è il terzo tipo di egoismo che ti dicevo. Allora, tu che ti spammi, ti tolgo subito dalla diretta. Ciao. Cosa ne pensi di Maranza? Ma cioè, una moda di ragazzini, basta. Tutta la gente che è Maranza la supererà. Comunque... Forse. Oggi stiamo passando più tempo io e te da sole che mai. Chissà come mai. Sono andata. Ma tipo in giro vi comportate normalmente? E come ci dobbiamo comportare? Allora, cioè, sfasiamo il mito che siamo delle persone strane. A parte che, raga, a parte questo, cioè, non siamo famosi... Per i TikTok, cioè... Sono una cantante, esatto, famosa, cioè, un'attrice famosa. Ma a parte che siamo due ragazzi di 16 e 15 anni, quindi... Cioè, siamo davvero persone normalissime. Io vorrei davvero spassare sto mito che siamo... Vabbè, non tutti, perché c'è certa gente che ha la testa montata a livelli, uscire col cappuccio. Ogni riferimento è puramente casuale. Tanto prima di me. Ti prego, dimmi che stai che lo coglie. No, cavolo. Le piccante nella... Ah! Come il video che abbiamo fatto, vero? Allora,
Vediamo che c'è qualcuno che dorme. Quindi questo nulla. È la mia dote. Domani a mezzanotte tutti con me su Spotify perché c'è il mio primo pezzo. Amo prendere. Nascondini. Perché ci volevamo nascondere prima. Abbiamo fallito miseramente. Ma sono tornati prima poi tra l'altro. Cazzo dice, avevo ordinato, mangiato. Ti hai fatto la chiamata? Io che ho fatto? Ah, ho registrato quel video. In realtà prima stavo qua che volevo fare un video figo alla finestra, poi però non mi piaceva la luce. Quando sei andata in house? Io torno domani sera. Io non lo so, perché domani sono in campagna. Io non lo sai che vengo a scuola da voi? Che senso? Ma in presenza? A volte sì. Cioè, quando sto in house, sì. Che figo. Mentre resta il tempo sei in videochiamata? Sì. It? Ecco perché avevi la tuta alla scuola. No, ma quella perché l'ha rubata Laura, mi sembra. Ok. Raga, ho fatto... Sta. Allora, loro vanno a scuola e hanno le felpe della scuola. Io ho fatto una storia. No, le felpe, abbiamo proprio la tuta. Io ho fatto una storia con la felpa della scuola, no? Della loro scuola. Io non vado ancora nella loro scuola. E tipo mi ha risposto sia te, mi ha risposto che anche Mattia. Mi fanno, ma perché la felpa della scuola? E lei, ora, perché viene da scuola noi, mi faccio, no, guarda, semplicemente ad Halloween avevo un freddo cane perché mi avevano... Come ero vestita ad Halloween? Avevano... Rosa. Ci stava bagnando, vero? Ci stava... Sì. No, forse no, quella era la festa di Stardust dell'anno scorso, cioè dell'estate. Anche quest'anno c'era... No, ci siamo bagnati, ma... faceva freddo, o no? Ci siamo bagnati, mi ricordo... No, era l'altra festa quella. Ma va... Che eri vestita sempre di rosa. Era lo stesso vestito? Sì. Però, perché l'ho sporcato di sangue, quindi non sembrava lo stesso. Però no, cosa è successo? Che avevo freddo... E mi sono messa questa felpa e nulla, me la sono tenuta. Però nessuno mi ha chiesto niente, cioè nessuno ha detto, oh, è sparita sta felpa di comodo. E quindi che figo. Vorrei scuola con noi. Ti capita che ti si vedono bene sulle mani ogni tanto? Guarda, sono le mani di ciccione, sì. Quindi direi... No, raga, a me si... vedi pochissimo, però a me sì ogni tanto. No, ma io sono due... Sono due bistecche. Due bistecche. Con cioccolato da mordere. Cos'è questo rumore? Ma leggete i commenti. Noi leggiamo i commenti, solo che non ci vengono tutti i commenti. Boh. Ah, ma cos'è questo rumore? Ma che cazzo ne so, sarà qualche macchinario qua dietro. È il frigo. È il frigo. Perché il frigo fa sti rumori? Perché c'è la corrente accesa, sì, dentro. Ma la corrente da me è silenziosa. No, il mio fa rumore. Mi rispa la candela. Sì. Quando hai tolto l'apparecchio... Hai l'apparecchio? Sì, non l'estate scorsa, cioè non quest'estate che è appena passata. Non l'estate scorsa, ma l'estate che ho fatto il collegio, quindi nel 2021. Inizio 2021. Giusto? È giusto? Non lo so. Vabbè, io... No, non è giusto. L'ho tolto. Mi serve. Ah sì, è giusto. Mi sta venendo sonno. Infatti stasera niente, andremo a com. Avete tanti compiti per le vacanze, te? Io no. Allora, io li avevo. Poi sono andata da ogni prof a dire che io ritenevo i compiti delle vacanze ingiusti e mi sono stati praticamente annullati. Perché, raga, a parte gli scherzi, cioè... Ora, rispondetemi anche voi in chat. Ma secondo me in si chiamano... In chat, Amio, diciamo. Ciao, Amio.
Ma perché secondo me vacanze, cioè sono ingiusti, capito? E quindi nulla, ho esposto il mio punto di vista ai vari prof e ho avuto ragione. Facciamo uno di quei viaggi spirituali. Che ci mettiamo a terra con i tipi che partono e mettiamo quelle robe. Ma è seduta satanica o yoga? Non capisco. L'hai mai fatto? Tipo quelli che ti aiutano a comandare i sogni? Tipo quelle musiche. Shift. Sì! Tu l'hai mai fatto? No. Io sì. Ci sei riuscita? Sì. E cosa è successo? Era in un mondo tipo stranaturale. Ma c'è una persona? No, c'ero solo io. No, ma che ansia. Ero tipo in mezzo alla foresta e mi facevo... Ma te scherzi, ma... Amo, ero in mezzo alla foresta. E tu sentivi, cioè, tutti i sensi? Sì. Cioè, tu sentivi le foglie? Sì. Ma... E come hai fatto a svegliarti? No, mi sono svegliata, ho detto basta, mi sono svegliata. Ma anche perché non c'era nulla da fare nel mio shift, non so perché. C'ero io che camminavo e tipo facevo così tra le varie foglie. Fine. No, io c'ho pure. Un'altra volta ho shiftato che praticamente ho parlato con mia nonna. E come fai a shiftare? Cioè, che cosa dici? Shifto? No, ti concentri e cerchi di rimanere lucido durante il sogno. Cioè, realizzi che è un sogno. Ma come fai? Ma io non so, cioè, non sogni sempre tu. Ti devi proprio addormentare. Allora, io quello che faccio è pensare tanto, cioè tipo quando volevo parlare con mia nonna ho pensato tantissimo a sta roba, mi sono addormentata con sto pensiero. All'inizio non capivo cosa stesse succedendo, poi ho realizzato che fosse un sogno e quindi sono riuscita a controllarlo. Mentre quando sono andata nella foresta l'ho fatto con una musica che avevo trovato su YouTube, che mi sono addormentata e poi nulla. È figo, eh? Ti sei lasciata con Patrizio, sì. Sì. Fantasmi di Patrizio. Faccio la live mentre entrate sì. Giusto. E così. Sì, no, bisogna essere totalmente tranquilli. Però i sogni lucidi sono i più belli, posso dirlo. E poi lo sai che i sogni dicono tantissimo di te. Che mangi oggi a cena? Non ho fame, abbiamo pranzato alle 4. A mangiare mai 9, cioè. Dai, no, non ho fame. Non tatuatevi mai, ho 3 tatuaggi. Bad girl, ho 3 tatuaggi. Il disco è mai con il cipollotto. Perché stavo facendo dei video e non mi piacevano i miei capelli sciolti. Non so perché mi è venuta sta fissa e quindi nulla. Io mi devo truccare con la valigia. È vero. Trasloco finito. E infatti mi sa che ora vado, 5 minuti. Lo stavo pensando. Quella domanda deve essere bella, aspetta. Avete mai voluto tornare a quando non eravate conosciute anche per poco tempo o comunque vi piace? No, la mia vita no. La preferisco mille volte così. Anche io la preferisco mille volte così, però ci sono tante, cioè, abbastanza cose negative. Tipo ci sono volte in cui io vorrei avere proprio una cosa, cioè, privata, capisci come intendo? Cioè, con sta roba non è sì, più bravo. Sì, lo so, sì. Però io rispetto alla vita che facevo quello prima ero in una situazione anche a livello sentimentale. Cioè, non è, non vuol dire solo ragazzo, proprio la situazione in cui vivevo, a livello amicizie, ragazzi. Mi faceva schifo. No, quindi guarda, è stata una roba che mi ha fatto staccare completamente. Quello anch'io, però ho detto la parte negativa secondo me è quella che proprio ti manca la privacy. Vabbè, sta di fatto che comunque, cioè, è un bel mondo comunque. Nonostante le tante cose negative, perché ce ne sono, è un bel mondo. Cioè, io preferisco la mia vita ora rispetto a prima. Quando avete realizzato che avete milioni di ragazzi? Che vi seguono. Ah, non io non l'ho realizzato. A me a volte, cioè, sembra proprio surreale. Ma tu vorresti, tipo, vivere per sempre...
Cioè, se ti dessero l'occasione... Che cazzo c'entrava adesso? No! Mi è venuta così come domanda. Tu, cioè, se avessi la possibilità, vivresti per sempre? Sì. Ma io poi mi suicido. Lo sai che forse io no? I vampiri posso... Mi brucio come i vampiri. Cioè, se tu mi dici... No, non come un vampiro, poi in generale vivere per sempre, che non puoi morire. Io non lo farei, perché poi finirei per non apprezzare le cose che poi la vita, capito, mi offre. Boh, non lo so, però sono molto curiosa, cioè, quindi vorrei... Sai che non lo so. Avete mai pensato di chiudere con i social? No. Iris come la matematica di merda, raga, vi giuro, io la matematica proprio non abbiamo un bel rapporto. Iris ha mai fatto ginnastica artistica? No, quello che ho imparato o da sola o a breakdance. La ginnastica artistica mai, nonostante mi sarebbe piaciuto tantissimo. Se visto mi vieni ora smetteresti per sempre. Ah, vai su. Con i social oppure non accetteresti i contenuti social? Cazzo. Non lo so. Continuo con i social. Mi sa anch'io. Ci sono esperienze ed emozioni troppo belle. E poi comunque, quando arrivi a livelli alti, che non siamo a livelli che siamo io e Iris, per farvi capire, guadagni davvero tanto, tanto, tanto. Ma già tu sei a un livello comunque alto. Mm. Hai 1,3 su TikTok, sì, e quasi ma a livello... Boh. Cioè, vedi che... Magari un milione così non te lo fa, cioè non ti fa un milione così, però... Poi sono tutte le tasse, minchia, non scherzo. Oddio, è vero. Dico, il milione te ne prendi 500.000. Che risparmio. Oh, porca miseria. Soffrite il solletico, io sì, tantissimo. Qual è l'esperienza che proprio non vorresti mai fare? Mai fare? Ma tipo, cosa vuol dire? Tipo, io un'esperienza che non vorrei proprio mai fare, ad esempio andare in quelle vasche piene di serpenti o di roba del genere. Cioè, quei tipo talent... Minchia, io non andrei mai in Australia. Cioè, vedo dei ragni grandi quanto sta finestra. Perché mi devo mai parlare. A me piacerebbe tantissimo, lo stavo dicendo prima, vivere in un posto, in una casa, poi in mezzo alla natura isolata agli uomini. No, zero. Ti giuro, io ho una repulsione proprio verso le persone. No, certo, io invece amo le grandi città. No, io ci sono volte in cui vorrei solo... Cioè... Oh, mi sa che tu dovresti andare a fare la valigia. Al massimo dopo la rifacciamo. Ok. Ok. Grazie. Okay. Alla prossima. Ciao belli. Ah, ma io non stavo dicendo. Ah. Come è? Alla prossima. Vabbè, comunque sì, ora chiudo. Però non stavo chiudendo, te alla prossima. Tu hai detto ciao, ciao, Vale. Alla prossima. Ciao Vale. Ci fate vedere cosa mettete nella valigia. Guarda, devo restare a Milano 2 giorni. Invece sono già 4 che ci sto. Devo starci. Quindi non c'è un cazzo. Ah, io sto male. Cioè, sono dei pantaloni e dei maglioncini e i miei beauty. E gli Ugg. Ugg è la vita. E dei tacchi. Io porto sempre i tacchi in valigia perché non si sa mai. Metti che va a ballare un evento così, vai con i tacchi. A parte che per Capodanno te li sei dovuta portare. Sì. Però in generale io ce l'ho sempre. Allora, hai 40...
No, vabbè, almeno. Non ce la faccio più. Ai 37 chiudo. Ok. Perché non mi rispondi, ok? Non ha vestiti, ma ha vestiti. Sì, ragazzi, beauty della skincare, beauty dei trucchi e beauty tipo mix, cioè c'è dentro il profumo, il deodorante, lo spray fissante, due della mette, due quello per fare la lavatrice, due beauty piccolini con dentro ciuffetti già finti, brillantini, pinzette, brillantini, ciglia, elastici, forcine. Rebe, ma tu l'hai visto il video in cui faccio brillantini? Ti vuoi bene? Hai rotto un coso. Non ho capito. Allora, c'è questo video mio di mio fratello in cui io dico proprio brillantini e poi gli chiedo a mio fratello, mi vuoi bene? E lui fa, rotto un coso. Uscite ancora nella vostra città dove siete nate e cresciute? Sì. O molto meno tipo rispetto a prima? Molto meno, io sì, perché vivo al nord. Ma io pure a prescindere, a parte che non c'ho più i gruppi che c'erano quando sono partita, per questo che dico anche la situazione in cui, vabbè, delle cose strane. E poi, perché comunque la gente pure cresce, si fa la sua vita, inizia a lavorare, eccetera. E poi perché, boh, cioè, sto sempre a Milano alla fine. Ci devo trovare il video in cui dico brillantini. Lui è rotto. Tipo, è il video. Questa vita di... frenetica. Perché? In realtà non facciamo niente la mattina la sera. Maranza. È un video troppo bello. Poi se mai ve lo faccio vedere perché boh, l'avevo fatto anche un'altra volta in diretta al beauty insieme alla gente, quindi. Ce l'ho fatto vedere. Ma io riccia. Ma perché non ti lasci riccia a volte? No, non mi piace. Pare che non lo trovo. Verrai a Padova con Pat. Non lo so. Ha fatto male per stringere la lingua. Boh, l'ho detto mille volte. Allora, lo ripeto perché sì. Non ha fatto male quando l'ha bucato, ma ha fatto male quando i giorni dopo si gonfia. Amore o soldi? Amore. Amore. Allora, ora ve lo chiedo a voi. Voi, se aveste tanti soldi, fareste bene? No, basta. Ma... No, raga, non riaprite questo argomento. Basta, siamo stati un'ora a discuterne prima. Ma guarda che io l'altra sera ci ho litigato con Patrizio per sta cosa. Ma stavate per litigare anche prima, eh? No, perché c'è una cazzo. Basta, amo, guarda sto video. Ok, sto già avviando, me lo stai riprendendo? No, io non vi... Raga, ma i rispetti di magici. Io, raga, so muovere le ciglia, però ora non penso si veda. Tu me l'hai fatto vedere. Guardami, guarda se si vede. Da lì. Aspetta. Ci siete davanti alla luce. Aspetta. Sì, tremano. No, io devo trovare quel video dove faccio brillantini. Raga, per mettere mascara tipo eccolo, povero. Eccolo. Inizio dicendo brillantini. Mi vuoi bene? La mia dipendenza affettiva è riassunta in un video. Amo, chiudiamo. Sì, fai. Iris ha gli occhi enormi. Sì, lei ha un occhione. Io cinese. Ma raga, Rebecca appena sveglia la mattina è tipo troppo tenera, ve lo giuro. Sono bruttissima. Ma stai zitta. Tu ti svegli uguale prima. Io, raga, c'ho un faccione gonfio. No, raga, Rebecca la mattina. C'ho due salvagenti qua. La mattina è tenerissima. Io quando mi sveglio ho sempre le guance. Cioè, io sono rossa quando mi sveglio. Perché io la notte mi riscaldo. Cioè, divento proprio un calorifero. Io sono bruttissima. Una notte prova a dormire con me, ti giuro. Tu mi tocchi, sono bollente. Ho un problema io. Io ho due labbra quando mi sveglio che sono due canotti. Anche le guance. Perché cosa, com'è che sono tenera la mattina? Sì, tenerissima, ti giuro stamattina quando sei venuta lì, un amore. È tipo un modo carino per dirti fai cagare, però vabbè sei tenera. Non è vero, è bellissima.
Vabbè, vi mando un grosso bacio, un abbraccio, buon anno. Ciao. E niente. Guarda questa domanda. Una cifra. È come darti torto. Una cifra. Vabbè, un bacetto. Quando come si spegne? È spento.